Buonasera e benvenuti ad una nuova puntata di Eccellenze Italiane. Oggi parleremo di agopuntura e per farlo siamo in collegamento da Palermo con la dottoressa Emanuela Petrona Baviera, che è specializzata in anestesia, rianimazione e terapia del dolore. La dottoressa si occupa di medicina generale, continuità assistenziale, agopuntura e terapia del dolore. Buonasera dottoressa e benvenuta. Buonasera, grazie. Dottoressa, oggi l'argomento è l'agopuntura, quindi per favore ci spieghi che cos'è l'agopuntura? Certamente. Allora, l'agopuntura è una parte della medicina cinese e si tratta di una medicina energetica, quindi è una medicina che si basa sul presupposto che all'interno del nostro organismo esiste un fluire di energia all'interno di alcuni canali che sono i meridiani. E il corretto circolare di questa energia determina il benessere dell'individuo. Quindi con l'agopuntura, tramite degli aghi che vengono inseriti in alcuni punti precisi del corpo, che sono punti su cui passano questi meridiani, si riesce a modificare il movimento energetico e quindi risolvere o mantenere, perché comunque parliamo di una medicina anche preventiva, quindi o mantenere oppure correggere il movimento energetico e quindi risolvere determinati problemi, certe problematiche, certe patologie che sono in corso. Gli aghi non vengono inseriti con nessun tipo di medicinale, quindi si tratta solo di, diciamo, indicazioni energetiche, non è un trattamento che utilizza nessun altro tipo di sostanza. Gli aghi si tengono 20-30 minuti a seconda, diciamo, della patologia, dello schema terapeutico che il curante ha impostato e di solito si fanno dei cicli di almeno 8 sedute, 8 anche 10 a seconda dei casi. È una medicina che mi ha colpito molto perché è una medicina in cui il paziente sta al centro di questo trattamento e viene preso in cura a 360 gradi. È una medicina olistica, molto antica. Per olistica intendo che sappiamo che ci sono delle connessioni fondamentali fra la parte psichica, la parte fisica, fra le emozioni e diciamo tutte gli andamenti energetici e di conseguenza anche eventuali patologie che si possono riscontrare e anche l'ambiente che circonda l'individuo. Quindi chi si prende cura, chi si prende in cura il paziente lo fa a tutto tondo, lo fa a 360 gradi. Questo avvicina molto l'agopuntura a quello che è il mio modo di vedere la medicina generale. Cioè è il medico che previene intanto perché capisce i punti deboli del suo paziente, lo conosce bene. L'agopuntura parte da una lunga anamnesi, da un lungo colloquio che il paziente fa col suo medico, perché si deve proprio andare a capire se ci sono degli elementi deboli, dei punti che vanno rinforzati ancora prima che incorrano delle patologie. Dottoressa, quali sono le patologie che possono essere trattate con l'agopuntura? Allora, sì, parto dal dire che, come stavo appunto dicendo, lo sottolineo, è una medicina che si basa molto anche sulla prevenzione. Quindi, io ho dei pazienti che all'inizio vengono per dei problemi che devono risolvere, di solito sono patologie del dolore spesso, quindi disturbi osteoarticolari o muscolotendinei, ora approfondisco un po' di più, però succede che al termine del loro ciclo capita che tornino magari la stagione successiva senza avere un vero e proprio problema, ma solo per ricercare quella sensazione di benessere che lascia un trattamento ben fatto di agopuntura. Quindi intanto è preventiva. Poi ci sono delle patologie che più spesso sono state trattate in cui l'agopuntura ha mostrato di dare ottimi risultati. E sono soprattutto le patologie, dicevo, osteoarticolari, muscolotendinee, quindi le lombalgie, per esempio, croniche, le cervicalgie, le lomboscialgie, oppure le tendiniti, l'artrosi, le cefalee. Le cefalee in particolare, perché le cefalee sono delle patologie che hanno un andamento cronico recidivante, quindi vanno a cicli,
chi ne soffre può, grazie all'agopuntura, evitare di radare gli episodi, evitare di incorrere in delle crisi particolarmente gravi e limitare l'utilizzo dei farmaci, che molto spesso sono dei farmaci pesanti per controllare il dolore, soprattutto nelle emicranie e in alcuni tipi di cefalee, e che in questo modo possono essere ridotti, diradati, se ne possono utilizzare molti di meno, fino addirittura a non doverne più utilizzare. Questo è nelle cefalee. Un altro importante campo è quello ginecologico e anche ostetrico. Quindi in ginecologia, sia nella cura dell'infertilità dell'uomo e della donna, sia nel trattamento di alcuni disturbi della gravidanza. Momento molto delicato della donna in cui sappiamo non è possibile utilizzare la maggior parte dei nostri farmaci e quindi tanti disturbi possono essere curati con l'agopuntura, a partire dalle nausee, per finire dall'ansia, anche per finire a una cosa molto bella che è quella del rivolgimento fetale nel caso di presentazione podalica, una condizione che porta molto spesso a un parto cesareo. E invece tante volte si può evitare un certo numero di cesarei intervenendo tra la 32esima e la 34esima settimana con l'agopuntura, in particolare con la moxibustione, cioè una pratica che si usa insieme all'inserzione di aghi in agopuntura. Si accende un sigaro, la combustione di questo sigaro, che è fatto di artemisia, una pianta, produce un calore che viene indirizzato verso alcuni punti di agopuntura. Questo si fa non solamente nel caso di presentazione podalica, quindi per favorire la rotazione del feto, ma si fa anche in tantissime altre patologie. E poi ancora un'altra branca importantissima è quella psichiatrica, in particolare tutti i disturbi d'ansia, dagli attacchi di panico alle fobie, alle patologie psicosomatiche, in cui in certi momenti di stress comportano un peggioramento di molti sintomi, come per esempio la sindrome del colon irritabile o la malattia del reflusso gastroesofageo, molte gastriti, molte anche dermatiti che vengono peggiorate dai momenti di stress, possono essere risolte, curate e risolte con l'agopuntura. Benissimo. Questo Dottoressa, è quanto. l'agopuntura, secondo lei, si può integrare con la medicina occidentale per ottimizzare i risultati dei trattamenti dei pazienti? Allora, sì, secondo me assolutamente sì. Io credo molto sempre nell'integrazione in tutti i campi. In questo in particolare, io penso che, intanto parto dal dire che l'agopuntura in Italia può essere fatta solamente dai medici, adesso, prima non era così. Per cui chi si avvicina all'agopuntura ha un background che è fatto di studi, intensi e lunghi di medicina nostra, della medicina occidentale. Quando ci si avvicina all'agopuntura, dopo un primo momento di, diciamo, disorientamento, perché ci si deve avvicinare a una nuova filosofia, di medicina, poi si capisce bene che sono assolutamente delle medicine complementari. Si possono e si devono integrare perché, grazie all'agopuntura, noi possiamo limitare il danno di tanti farmaci e possiamo aiutare ulteriormente il nostro paziente. Porto un paio di esempi. Nel caso della medicina, per esempio, della fertilità, esistono dei centri in cui si fa fecondazione assistita e altri sistemi per aiutare le coppie che desiderano avere un figlio e non riescono. In questi casi, molto spesso, viene inserito anche all'interno di tutti gli altri protocolli un percorso di agopuntura. Questo facilita, non intralcia, anzi agevola tutte le altre terapie e i trattamenti che vengono effettuati. Un altro esempio è quello della terapia del dolore. Come parlavo prima delle emicranie, si potrebbe dire anche nella nevralgia del trigemino, per esempio, o diverse patologie in cui l'uso dei farmaci è corposo, spesso sono farmaci che hanno diversi effetti collaterali, sono farmaci che vanno usati perché comunque il dolore va trattato, va curato, non si deve sopportare
come si pensava anche un po' un tempo, quindi va curato, però se noi riusciamo con l'agopuntura a limitare in parte l'uso di determinati farmaci che determinano un impegno sull'organismo che è consistente, allora ben venga, usiamo insieme le due medicine e agevoliamo in ogni caso il percorso di cura del paziente. E un ultimo importantissimo esempio è quello delle patologie psichiatriche in cui l'aiuto anche dello psicoterapeuta, per esempio, quindi dello psichiatra, dell'agopuntura, ma anche di una psicoterapia, un'analisi o un'altra forma di psicoterapia, combinate, ecco, questi trattamenti tutti combinati, non possono che favorire il miglioramento più rapido, un percorso di cura a 360 gradi, come dicevo prima, una medicina olistica, e tutto questo va solamente a beneficio del nostro paziente. Quindi io credo in tutti i modi, nell'unione di tutte le strategie terapeutiche che possano agevolare il percorso di salute e limitare il più possibile l'uso delle terapie farmacologiche. Assolutamente sì, dottoressa. Dottoressa, io la ringrazio per essere stata in collegamento con noi oggi. Grazie, io ringrazio voi, vi saluto tutti, molto gentili, arrivederci. E grazie a tutti i nostri telespettatori che ci hanno seguito fino a questo momento. Vi ricordo che potete vedere le repliche delle nostre puntate sul portale medicina365.it. Vi do appuntamento alla prossima puntata e vi auguro un buon proseguimento di serata.